Sulla nostra regione persiste un campo di alta pressione di natura subtropicale che garantisce condizioni di assoluta stabilità con temperature ben al di sopra della media stagionale, una situazione senza dubbio anomala per il periodo in corso, soprattutto per quanto riguarda il campo termico. Infatti, nei giorni scorsi, su molte località interne della nostra regione, le temperature massime hanno superato i 20 gradi centigradi. Nel corso di questo weekend, i massimi di pressione tenderanno a spostarsi sulle isole britanniche, favorendo l'inserimento di aria moderatamente fredda dai quadranti nord-orientali. Non avremo nessun cambiamento significativo, ma solo un moderato rinforzo del vento e una diminuzione delle temperature, con valori che si riporteranno in linea con la media del periodo. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto in questo fine settimana. Sabato 27 febbraio, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Tuttavia, dense foschie e banchi di nebbia interesseranno nottetempo e al primo mattino le vallate e pianure interne, temperature in lieve diminuzione dal pomeriggio, venti deboli nord-occidentali e mare poco mosso. Domenica 28, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti in prossimità dei rilievi montuosi, ma non sono previste precipitazioni. Temperature in diminuzione, sensibile nelle aree montuose. Venti deboli a tratti moderati da nord-est, con rinforzi sui crinali dell'Appennino. Mare poco mosso. Lunedì insisteranno ancora correnti moderatamente fredde da nord-est, ma in un contesto di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Tuttavia, al primo mattino saranno possibili deboli gelate nelle vallate interne, laddove la ventilazione risulterà assente. Da martedì, nuovo rinforzo dell'alta pressione con temperature in lieve aumento, ma senza raggiungere i valori che abbiamo registrato negli ultimi giorni. Una situazione che potrebbe durare almeno fino a venerdì 5 marzo, prolungando così il periodo di tempo asciutto. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.